scappato, insomma, come diceva, delle somiglianze con la fase cognitiva. Effettivamente noi operatori e tutti i cittadini, insomma, dobbiamo stare molto allerta, penso che un'iniziativa come questa sia basilare, sia molto importante. Io mi scuso tanto, ma devo andare via perché per me è stata una cosa dell'ultimo minuto e quindi al mio posto ci sarà l'avvocato Samuele Animali, che poi è referente dell'associazione Antigone. E grazie a tutti, ai relatori, complimenti e arrivederci. Senti, approfitto del cambio di tavolo per chiamare Paola Sidesi qui accanto a noi e approfitto anche di questo momento anche ricollegarmi a quello che è stato appena detto e per spiegare perché due associazioni come Antigone e Avvocato di Strada vanno a pensare a questa cosa dell'infiltrazione della criminalità. Quando voi andate sporche e cattive, perché ci stanno le persone tutte sporche e cattive, soprattutto quelle che ci stanno? Perché sono quelle che creano più danni sociali e lì c'è una sensibilizzazione forse anche sovrastimata rispetto alla pericolosità di quel tipo di reati che queste persone commettono. Laddove invece questa sensibilità non c'è, la semplice azione di contrasto, tra virgolette, militare da parte dell'autorità giudiziaria non può bastare, perché è necessario anche, almeno secondo chi ha organizzato questo incontro, secondo chi parla, ma anche abbiamo sentito anche negli interventi precedenti, è necessario anche creare gli anticorpi all'interno della società civile, perché altrimenti non può funzionare l'azione di contrasto, perché appunto non c'è questa parte sociale, non sono allarme, anzi addirittura dicevamo la gente è contenta di vendere a un prezzo superiore rispetto al valore del mercato, la gente è contenta che qualcuno aiuti quando si trova in difficoltà economica, addirittura le pubbliche amministrazioni sono contente di poter dare gli appalti sotto costo, e quindi ci giochiamo la legalità all'interno della nostra società, specialmente in posti come il nostro dove siamo, per così dire, disarmati dal punto di vista culturale rispetto a quello che sta succedendo e vediamo che sta succedendo in questo momento. Quindi gli ultimi due interventi del nostro incontro ci parlano proprio del modo di reagire da parte della società civile. Il primo, Riccardo Milano, del progetto SCOR, da Banca Etica. Non sto a dire che sia il progetto SCOR, penso che la generale di